invece lui lo incontriamo subito. Subito. Un tuo amico, un mio caro amico, subito. Cantante, cabarettista, attore. È stato definito l'uomo dei... Perché? Perché, però, sai Paola, scusa se faccio una parentesi su questo, perché noi... Sì, perché adesso c'è quel fatto del tormentone. Sì. Noi tante volte ci dimentichiamo delle cose fatte da alcuni artisti perché passano, non ci rendiamo conto. Ma quando tu sei stato in un cast come Ricomincio da tre, quando tu sei stato in un cast come Il Tassinaro, noi non ci rendiamo conto di queste cose. Io, anche se non gliel'ho mai detto, ma io voglio bene, sai, a distanza vera, perché poi non ci si vede mai. Però, sinceramente, io c'ho... per lui veramente il piacere quando lo vedo, a me fa piacere, anche se poi non so uno che fa manifestazioni a fare ste serenate, no, ma parliamo di un attore vero, attore completo. È vero, grande professionista lui, Carmine Faraco. Carminuzzo, vieni qua. Grazie. Vieni Car, ma grazie. Ti guardi bella sti cazzate che sei. Io sapevo. Ciao Paola, sono allora, aspetta, rimettiamoci qua. No, tu sei al centro. Sì, Paola, sì. Vieni di qua che non ti vedo, non ti sento. Sì. Ma inizio a ballare. No, non dobbiamo ballare. Non dobbiamo ballare. No, è stato che bello fare? Quel discorso. Che, veramente, sono contento di essere stato invitato a questo compleanno dei tuoi 500 anni. Ti pare. Magari. È l'età, no? No, è una bella firma. Ciccione, è l'età quella? No, quelli c'ha l'età di Ciccione. Sì, lei. Solo che se trucca. Se trucca, sì. Quando arriva, sì. Non l'aria la è uguale a lui. E che a Ciccione non gli hanno rifatta la cromatura. Se mette la parrucca, Ciccione è uguale a lei, tale qua. Mi avete fatto rimanere proprio nel mondo della canzone. Cioè, io ho già ringraziato questi grandi personaggi cantanti che mi hanno sempre sono affezionato, veramente. Pure a Gianfranco, che lo conosco da 30 anni. 30. Monica, sei stata bravissima. Tiziano Leonardi dei Cugini di Campagna. Mamma mia, proprio veramente sono felice. È il tempio della musica qui. Ma pure la canzone che ha cantato lei, Meglie Cocciante. Meglie Cocciante. Cocciante, perché poi le canzoni poi tra cominci con che era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglie è là una questione di si capisce e adesso spogliati pure là poi fatto poi alla fine ha fatto Cerva a Primavera. Giusto, si è rivelato pure ascoltate pure quella ancora ti chiamerò trottolino amoroso. Non avevo dubbi. Ha sapito a memoria, no? Sì. Bella. Amedeo Minghi, pure lui, bravissimo. Tra l'altro le stronzate le scrive anche lui. A differenza degli altri, però lo dice, lo dichiara. Se voi comprate un disco di Amedeo Minghi, dietro la copertina c'è proprio scritto musiche e testi di Minghi. Oh. Bravo. Vai. C'è sta Gianni degli Audio 2 che stiamo aspettando ancora Enzo che sta in coppa all'autostrada. Io però lo sapevo già che arrivava verità, perché infatti pure la canzone sentitolo alle 20 e poi sono le 20 e 10, sì, arriva sempre dopo. È una cazzata, non è alle 20 però arrivano dopo. È sempre gli Audio 2 pure nella stazione, l'orologio, il treno, il pendolino, capostazione, panchino, giornale. Una specie di lista della spesa pure là, no? Cantanti bravi, fammi una domanda. Ah, questa qua bella che l'ho ascoltato prima. Faccio sempre questo, posso spaziare? Sì, sì. Sempre questo esperimento. Tizia, dopo ti fa una domanda pure a te. Allora, vorrei due ali di... svegliatevi, perché sembrano le sagome. Dai. Vorrei due ali di aliante per volare sempre più distante. Puro cor fan. Io vorrei capire sta canzone. Già fra ci hai mai riflettuto? Vorrei l'aliante che cos'è? Non lo sai, vero? Non lo sei impreparata? No. L'aliante che cos'è? Si ridende prima, non sai manco tu. L'aliante è un senza motore. E allora quando dice vorrei due ali aliante per volare sempre più di sa, e una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume, sì più maro cazzo so sciuto.
Allora mi viene in mente, vorrei una casa in campagna per pulirmi bene la castagna. Questo è questo programma. Chi che fa così? Ti manda a fanculo, eh? Davide, dopo parlo pure con te. Hanno preso un castagna? Con Tiziano, scusami. No. Li manda a fanculo pure tu? Sì. Mi volevo associare. Con Tiziano, pensa, abbiamo fatto festeggiati 40 anni di miei di carriera, perché sono anziano, non sembra, però sì. Ho chiamato Tiziano sul palco, è arrivato con un giubbotto proprio, che era? Di Montone, di Pecora, perché loro i cugini campagna giustamente di Pecora, e abbiamo fatto uno sketch insieme bellissimo, mi ha fatto una bella serata, no? C'era pure Ivano, quando c'era Ivano, no, c'era ancora. Ha perso, quindi lo salutiamo Ivano. Ivano. Ciao Ivano, ciao. Ci vediamo dopo. Ciao, allora, Ivano è fantastico. Pure Silvano, pure una sacca. Dovremmo fare i comici. Se ne chiude che. I comici. Sei scucciato? Sì. Sei sfastriato. Paola, sa 501, deve andare. Abbiamo un problema. Houston. Dimmi una canzone, che a te per esempio. Una canzone che se. Sempre dei testi dei Minghi? Per esempio, Anima Mia, no? Conoscete anche voi, anche se siete giovani, conoscete i cugini di campagna? Dimmi la verità. Per non fa brutta figura, mo dice sì. Allora, Paola, cugina, ma... sono vere o sono disegnate? Perché è stata gli chiedemo ma non rispondono. No, non so. qualcosa cominciano a sanno. Capire. Sì, qualcosa hanno capito dove stanno, intanto stanno in uno studio televisivo, giusto? Vedi l'orientamento dei orti. Andava a piedi nudi nella strada, andava a piedi nudi per la strada. Una zingara. Un cuore che aveva un volo. Un cuore aveva un volo di gabbiani. Una ragazza che aveva detto troppi sì, una zocca praticamente. Anima mia. Torna. Perché poi loro hanno copiato un po' i Bee Gees, diciamo, siamo d'accordo, no? Hanno copiato con quella vocina. Stai venendo là. Che poi, essendo in tre, in quattro peggio, ma in tre, se non ti metti d'accordo, ognuno fa una cosa. Infatti loro hanno visto, ma quando dice stai venendo là, non ci sbagliare, stai venendo là. Poi ricomincia. No. Poi a un certo punto uno e loro si ricorda, fa. Ci vediamo dopo. Mi vado a sedere. Ci vediamo dopo. Oddio. Oh mamma. Ecco, voi richiappa.